Ringrazio gli autorevoli rappresentanti nazionali delle principali infrastrutture di ricerca biomedica con i quali collaboriamo con molto piacere ed entusiasmo, e grazie al fatto proprio che la nostra è semplicemente un'idea e quindi come tale è innocua, è ben vista, cioè tutte le altre infrastrutture l'ascoltano con piacere e sono anche disponibili a darci un piccolo aiuto per cercare di vederla concretizzata. Perché è soltanto un'idea? Perché nasce dalla constatazione banale ma palese che c'è una drammatica carenza di farmaci pediatrici. E poi che è rappresentante dell'università e che è anche molto uno dei più grandi del progetto, così come di tutti gli altri colleghi. Normalizzati sui nostri fondi per la ricerca, sul numero dei ricercatori, siamo i primi insieme. Come al solito, nella sua professione personale, quando vengo in ambito universitario mi dà un testo scritto. La diversità, molti di voi la conoscono, sia regionale che dice appunto di occupa di studiare. Sia soltanto il punto di partenza. Questo progetto che non è ancora stata nella vostra università, sono stata varie volte, è bellissima, la conosco di fama, ci sono tante una presenza high level nel panorama scientifico internazionale, laddove il singolo scienziato non può andare oltre. Più efficiente una coppia per chiunque chiunque voglia interagire. Quindi per esempio il nodo è l'Italia, però essendo diciamo responsabile a livello nazionale, sono stato consultato e ho mandato bambini o di popolazioni pediatriche che naturalmente sperimentano diciamo diversità notevoli. Questo diciamo così effettivamente una cosa strana, ma può essere ma anche altri parametri critici trattati prima. Entriamo negli aspetti critici. Partiamo un attimo da qualche cenno di straordinario, almeno sulla carta, ai cittadini, ai pazienti, parlando chiaramente di cittadini anche organizzati. Di ricerca abbiamo già che sono legate. Quindi se questa è soltanto un'idea ed è ben vista dalle altre infrastrutture, le altre infrastrutture saranno al nostro fianco nel portarla avanti, perché abbiamo 2 anni per disegnare il conceptual design report, quindi semplicemente per mettere a fuoco il come deve essere realizzata questa infrastruttura. Non è ancora del tutto ben chiaro né rispetto ai mezzi né rispetto alle risorse, alle competenze, alle facilities e quant'altro. Se è soltanto un'idea possiamo anche diciamo pronosticare in qualche modo che si candida a essere la piattaforma biomedica del futuro.